Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo oggi in compagnia di Lord Cutocidus perché oggi è un giorno molto importante. Allora, oggi proviamo la versione 1.7 dello scenario The Dark Lord. Uno scenario che uscì su Age of Empires 2 normale, tra virgolette, non la Definitive Edition, che portavano su YouTube. Anche gli youtuber lo fecero, io no. E oggi portiamo però una versione non solo aggiornata, ma una versione è disponibile per Nintendo Mod. La mod si trova sul sito di degliofanpires.com quando andate sulle mod, e quindi lo scenario è scaricabile da Age of Empires 2 Definitive Edition. Queste sono le impostazioni che voi dovete mettere quando utilizzate, se mai utilizzerete questo scenario, è solo innanzitutto di scaricarvi la mod No Unit Movement, non Resource Gathering, insomma, la mod che ti consente di utilizzare l'intelligenza artificiale che rimanga ferma senza fare niente. Proprio con l'azione a 75, età finale dei castelli, e mettere queste due spunte, blocca velocità e tutte le tecnologie come aspetto. Fatto questo, voi siete pronti per partire. Io sapendo che non sapete un cazzo, quindi lasciamo un po' di parola pure al signor Cinque. Divertitevi. Apposta, allora possiamo andare. Allora, mettiamo pronto. La modalità di vittoria, diciamo. Vai, dimmi. Uccidere l'oscuro signore andando da lui che si trova a nord. Oppure potete girare qua e di là per la mappa e aspettare che lui distrugga i due villaggi alleati e a quel punto da nord scenderà fino alla città e cercherà di uccidere il re. Perfetto, ok. Questa è una schermata iniziale, dove ci viene spiegato che queste terre sono state devastate da questo oscuro signore perché rompì i coglioni. E ci sono delle battaglie in corso. Diciamo che si prova a lottare, qualcuno muore pure dei nemici, però diciamo che il nemico è abbastanza forte, nonostante comunque una strenua resistenza da parte dei nostri nuovi alleati. Diciamo che l'oscuro signore combatte, però qua ha avuto da che dire, insomma. Qua ci chiede se giochiamo la prima volta, ovviamente noi no. Noi tutto facciamo tranne che giocare per la prima volta, quindi possiamo anche fare i buoi caciaroni. Adesso noi dobbiamo scegliere delle cose importanti, perché a noi innanzitutto bisogna spiegare che questa mappa è un'avventura RPG, dove sì, le tue scelte fanno una differenza, comunque tutte ti portano a quelle importanti verso il finale che tu devi fare, che alla fine bisogna ammazzare sto stronzo. Però rispetto a tanti altri giochi devo dire che questa mappa RPG, se tu fai delle scelte ti acchiappi conseguenze, e Già quindi sei diciamo solo. che già questo vale lo sforzo di scaricarsene e di giocarsene. Allora, tu che vuoi fare? La legna di Hastings? solito è per gli edifici, l'oro è per comprarsi gli oggetti, il cibo è per avere un po' più di vita, un po' più di rigenerazione. Bisogna avere sempre cibo. 30 unità. Ok, va bene. Costituzione invece, questo è È nuovo. cambiato. Ok, adesso noi possiamo scegliere un bonus importante, un bonus che ci potrà dare una grandissima mano in questo scenario. Ovviamente, siccome è uno solo, bisogna scegliere saggiamente, quindi in questa fase di partita voi potete scegliere con tutta la tranquillità del mondo i vostri bonus. Noi stiamo andando veloce perché per esigenze di video, ma proprio perché li sappiamo, quindi alla fine noi andiamo veloci, ma mi confermi che in questa parte di partita
possono andare tranquillamente. Cioè, non... Ok, perfetto. Ovviamente in tutto ci ricorda sempre il gioco, che abbiamo 10 minuti, quindi avete tutto il tempo del mondo per leggervi e quindi per 10 minuti muovervi. per uscire da qua. Eh sì, 10 minuti per uscire da qua. Bene, allora, ok, io sto esplorando pian piano e questa è la città principale dove ci possono essere missioni, c'è cioè il mercato principale, insomma, è il nostro quartiere generale, il nostro hub in cui ci permetteremo di poterci muovere, di andare da zona in zona e quindi per poterci fare tutte le missioni del caso. Ah, e fin fine, però non me lo voglio. Ogni volta che trovate un magazzino e voi lo prendete al suolo, vi pagheranno una tot cifra. Con 7-7 mi posso ammazzare i mutui, credo sia un problema. Ma appena l'ho detto muoio. Il boss ha 20 di attacco, mi sa. L'importante è che io riesca a fa... Ma quanti sono? Ammazza avanti, non ammazza più. Vabbè. Ah, scusa, ammazzalo là, sono Oh! passati. Ma come cazzo fanno a passare? Cazzo. Fai che ce la C'aveva una faccia. pozione. No, non so manco che è la pozione. Inizio. Devi correre, sì. Sto dicendo di generazione, quindi... Cazzo succede? Attacco in corso. Perfetto. Stanno attaccando il villaggio a sud. Come stanno attaccando il numero? Ma chi sono questi? Madonna, che palle Il questi. nome. Distruggiamo il coso qua in magazzino. Allora, abbiamo detto che in questa partita aspettiamo che l'oscuro arrivi. Oh! Tu! Oh! Ah sì. Vabbè, io c'ho la pozione. Vabbè. Distruggiamo sto coso prima che arrivino altri mupi a rompere i coglioni. Perfetto! E questo è andato. Ti dà una mano. Ok. Perfetto. Un bel bottino ci ha dato cibo e oro. Sì, è vero. Ottimo, c'ho 127 di cibo. Io ho Infatti mi ha aumentato 2,13. anche la vita. Sono 94 d'oro. Io scendo sotto. Ok, io allora vado a comprare le torce, che sono sempre condivise, che aumentano il campo di visione. Va bene. E poi gli stivali, se potrai comprarli tu, mi faresti un favore. Sì. Ah, l'oscuro ha iniziato A fa? ad attaccare. Bene. Bene. Posso prendere pure Sting Ring che mi fa più uno di attacco più uno di... Ah, o serve Sì. più a te? No, Come? prendo, prendo. Ma le missioni del jungle vogliamo provare a fa? O è ancora troppo presto? No, io sono al 2. Ma io sto ancora a uno, vabbè, proviamo a fa. Prima di andare da lui, voglio esplorare un attimo a sinistra. Per capire che ci sta. Cristo. Fammi fare una kill. Come fa a essere così forte questo, scusa? 10 più 4. Il bandito è forte. Ma come 10 più 4? Sì, più li caghiamo. Allora, Aspetta. Che faccio una. cosa c'è qua? No, faccio un appunto. Più voi uccidete, per esempio, il P3, più il P3 diventa potente. Più uccidete il, che ne so, il P5, più il P5 diventa potente. Ho capito. Quindi più ammazzano in più 8, più il No, P8 diventa potente. il P8 no. Il P8 diventa potente. Insomma. Cristo, chi sei tu? Hai 0 contro le frecce, non va bene. Per una prossima lane me lo compro di difesa con le frecce. Ma tutto sto tempo ci mette ad ammazzarmi. Veloce! Ah, devi prendere il Gear Combat. Quello
Questo rosso che ho io che mi sta scadendo, il Combat Gear, Forse che ha più almeno si statura prendeva da quello a combattimento. inizio partita. Poi adesso lo puoi prendere, io ho un sacco di soldi. E io no, 19. Che è successo? Chi è? Oddio! Tu hai 8 di difesa, non lasciamo che attacchino la miniera. Io ne ho due, sì! Toccate a mano e morite, madonna! Beh? Ah! Vi faccio il fumo come una ragosta. No, mi sono bloccato. No! No, Yadio. Ok. Muri. Ragazzi. Ma come 24 di Perfetto. oro? Ma sono 24. 225 di oro. Io A me ha dato 129. 35. Ok, dopo aver fatto un po' di avanzamenti con oro, facciamo una missione del pescatore. Se sono parlasse sto stronzo. Oh, ok. Ammazziamo questo intanto. Che quest'orso non vi dico io, ma tu quando vai veloce? Avanziamo qua. Magari il nemico. Eccolo qua. My lord, il villaggio nord-west è stato distrutto. Dovevate Cazzo. vedere le atrocità. Oh, livello 3. Molto bene. Questo è ciò che volevo sentire. Adesso ammazziamo tutti. Vabbè. Livello 4. Io 3 adesso. Addio. Perfetto, bene. Molto bene. Mazza. Ho Un usato la attacco. pozione. Ci pensi. Penso che il guardiano stia Dietro. arrivando, eccolo qua. Ci penso io pensai a un guardiano di merda. Dov'è? Ah, l'ho ucciso. Ah, mi sa che era questo qua. Non so come hai fatto, sinceramente. Ah, perché c'ho 11 di danno dall'arco. E gli altri sette? C'ho due anelli che mi danno 4 di attacco. Comunque nelle istruzioni c'è scritto quanto prendete di statistiche con i livelli. Mentre il mondo brucia, noi compriamo una casa, una barca e ci facciamo i benedetti cazzi nostri. Guardate qua, ragazzi, non c'è rimasto niente. Qua è dove sbarcano gli azzurri. Qua! Vabbè, sbarchiamo. Oh, porca, porca. Vi faccio il culo. Affrontate. Io sto distruggendo la barca. Fanno male però questi, eh. Ce l'hai una pozza? Una pozione? No. Oh cazzo. Se no torna in barca tu. Come tu. Andiamo dall'altra parte, andiamo dall'altra parte, andiamo dall'altra parte. Cazzo, cazzo! Sali! Presto. Oh. Bella, Puttana! Madonna. Va bene. Muoiono easy. Così prendo pure il cibo. Sto pure livello 5. Madonna, voglio attaccare quello. Voglio attaccare quello. Devi morire. Quello devi morire. Devi morire per mano mia, me ne fotto proprio. L'incursione?
L'incursione è andata a merda. L'incursione è fallita. Vieni qua, figlio di puttana. Ti faccio vedere io. Madonna. Addio. Io me ne fatto. E mentre il mondo brucia a sud, come dovrebbe vedere, noi facciamo le incursioni contro i pirati. La torre che ti toglie un sacco, stai sotto torre. Distruggiamo questa maledetta. Oddio. Dell'Orda ha deciso di uccidere. Oh no. Oh, niente, com'era a te? Gennaro, dobbiamo tornare subito a casa. Sì, ma torniamo. Però non ti fanno niente. Ok. Occhio a Magister che ti toglie. Occhio, l'oscuro signore, è lui. Stai Ok, attento, possiamo anche eh? andarci. Perché c'ha un Gear 1 anche lui. È come se avesse un Gear 1 anche lui. Vabbè, andiamo via, andiamo via. Ma prima faccio fuori questi stronzi. Ma ingaggia tu. Ecco, no, non è questo. Ah, è questo. Ah, è quello che sto ammazzando, ok. Addio. Ragazzi, abbiamo completato la mappa in una maniera meno ortodossa. Però diciamo che adesso noi facciamo vedere una mappa grande, così come è stata creata da noi quando fu. Allora, noi abbiamo esplorato ben poco, però c'è da dire che innanzitutto c'è tutta questa zona qua a sinistra, potete ben vedere, più c'è questa zona qua, sempre boss, maghi e demoni, dove tu puoi prendere roba magica praticamente. Poi c'è tutta quest'area a sud dove c'è il popolo libero giallo che devono difendere contro questi stronzoni sugli elefanti. Poi potremmo fare tantissime missioni quando i villaggi erano in vita, poi non sono state fatte più per altri motivi. Quest'area è secret, non si capisce perché c'è un po' di mistero. Poi c'era questo cancello qua che si veniva distrutto assieme a Magister, poi l'esercito avanzava, dopo che hanno distrutto una torre maledetta si avanzava verso la città del Moscuro Signore, e poi qua a destra ci sta Due zone viola, sì, la zona viola. di boss. Quindi In diciamo che ogni partita c'è da dire che non serve fare tutto. ah, sì. Uno può scegliere anche in una partita fare una cosa, in una seconda partita fare un'altra cosa. Il bello anche di questa mappa, il successo anche di questa mappa è anche questo, che è un pochino vario. Sì, questo è vero. Va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate e vi lascio in descrizione una mod che potete solo visualizzare sul computer, su schermo, per poterne invece scaricarne dovrete andare su GeoFrame Pass 2 su una ruota degli ingranaggi che vi faccio vedere adesso dove, così lo dimostro una volta per tutte. Allora, voi dovete andare qua, una ruota degli ingranaggi, andate su mod, andate su scopri mod, scrivete Dark World e trovate la mappa appena aggiornata. E questo è tutto, noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi.